Voci.fm, il sito delle voci. L'unico vero narratore affidabile è la vita in se stessa. Ma anche la vita è un narratore assolutamente inaffidabile, perché ogni giorno prova a disorientarci e a confonderci. Ci trascina in un viaggio dove è letteralmente impossibile predire cosa succederà in seguito. È questa la mia tesi. Su Voci.fm, Francesca Draghetti, benvenuta. Grazie, che emozione. Addirittura, no, l'emozione è stare qua con te al Gran Premio del Doppiaggio. Ma per me è stasera è un evento, perché le prime 5 edizioni del Gran Premio le ho condotte. E sì, le ho condotte, ideavo la parte, diciamo, spettacolare, la parte comica del Gran Premio, e stare dall'altra parte mi fa un effetto stranissimo, però che bello, è sempre bello. Candidata per l'adattamento questa volta di un film che esplode di sentimenti, no? Guarda, il film è meraviglioso e io... La vita in un attimo, sì, scusate, lo devo dire, La vita in un attimo, un film meraviglioso, molto romantico ma anche molto allegro per certi versi. E io ho pianto tantissimo, cioè ho pianto per tutto l'adattamento, però è stato veramente emozionante, anche perché di solito, diciamo, che sono ricercata di più per gli adattamenti comici, perché non, insomma, il passato non si può cancellare, ma neanche vorremmo, perché si dovrebbe, ma neanche vorremmo mai, quindi diciamo che sono un po' più specializzata in quel ramo. E invece è capitato questo film che è di una poesia pazzesca, e quindi è stata una gioia lavorarci, e sono contenta che sia piaciuto. Comunque è stato bellissimo quello che hai detto, mi sono divertita tanto, ho pianto tantissimo. Tantissimo, io di fronte alle cose molto belle piango, e che devo fare? Va così. Francesca, in due parole ce la fai a dirci che cos'è l'adattamento in un doppiaggio? Dunque, l'adattamento, ma... in due parole dovrebbe essere un atto d'amore nei confronti del film che si va ad adattare, di rispetto per quello che il regista, gli attori, cioè chi ha lavorato nel film ha voluto comunicare, quindi diciamo in qualche modo non deve prevalere la propria personalità, ma si deve capire un po' che cosa si voleva narrare. Non si può adattare un film che parla di Shakespeare come un manga giapponese, che forse ho fatto un esempio sbagliato, perché quelli sono già più vicini, e quindi insomma richiede fedeltà, e richiede anche la pazienza di non cedere alla prima soluzione, alla più facile che viene in mente, perché abbiamo una lingua difficile ma tanto tanto ricca, si possono trovare parole nuove. Invece il doppiaggio per Francesca Draghetti? Il doppiaggio è il lavoro più bello del mondo, è un lavoro bellissimo, ci mette in contatto intanto con il lavoro di grandissimi attori che vengono che hanno lavorato in tutte le parti del mondo. E poi per un attore fare anche il doppiaggio è un arricchimento pazzesco, perché raramente su un set si ha la possibilità di essere così concentrati magari su un'unica battuta. Quindi è un lavoro che io lo metterei obbligatorio nelle scuole, perché fa bene il doppiaggio. Allora, un saluto e molti baci a Voci.fm da Francesca Draghetti. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.